Carissime amiche e carissimi amici dal bel paese di San Pinicello, un caloroso e affettuoso saluto al vostro Giuseppe Ruggeri. Tanto per cambiare, non possiamo smentire il nostro motto: Niceo TV Web, sempre prima, in anteprima, in ogni dove e mai puntuale. Anche stasera, purtroppo, la connessione ha fatto dei capricci, siamo un pochino in ritardo. Come potete vedere, questa sera non sono da solo, ma sono in compagnia di un gradito ospite, nonché grandissimo amico di Niceto TV Web, ed è il mitico Santino Micale. Buonasera a tutti e vi auguro una buona serata, un buon ascolto. Passo la parola a Giuseppe. Con Santino commenteremo prima di tutto il campione delle Garrone, in modo particolare parleremo del Messina, della partita che c'è stata fra Messina e Salernitana. Finalmente si è tornata alla vittoria dopo parecchi mesi, però del Messina parleremo dopo. Poi parleremo della Serie A con commenti sulla Serie A e sulla Juventus campione d'Italia e tante altre sorprese. Da non perdere che la telefonata che farò durante la trasmissione con il mitico Daniele Cordima, nonché farò vedere i video che stanno spopolando su Facebook, girati ieri da Niceto TV Web allo stadio San Filippo. La puntata già, come potete vedere, si preannuncia ricca e piena di sorprese. Però partiamo subito parlando della CER Messina. Era dal 25 di gennaio che non si vinceva una partita. Le ultime sei si erano pareggiate dopo aver interrotto una striscia di sconfitte consecutive di ben 7 partite. Praticamente in 8 partite abbiamo fatto solo un punto, dal derby con la Regina in poi. Certo, ieri la Salernitana è venuta in Sicilia in vacanza, ha fatto il ritiro a Taormina. I calciatori della Salernitana hanno postato foto e fotine tutte a passeggiare per Taormina. E logicamente in campo c'è stato ciò che il mio cuore e il cuore di molti tifosi si aspettavano: una Salernitana ormai con la testa già alle vacanze e che è venuta a Messina più che altro per farsi una gita. Un Messina che ha messo subito le cose in chiaro già nel primo tempo, chiudendo la prima frazione per 2-0, e poi nella ripresa altri due gol, e quando la Salernitana era in 10 anche per l'espulsione del portiere, un pochino il Messina ha tirato il remi in barca, perché sul 4-0 ormai non c'era più partita. La Salernitana ha avuto un'impennata di orgoglio e ha accorciato in due occasioni, arrivando sul risultato di 4-2. Però devo dire, la vittoria del Messina non è stata mai messa in discussione. Ricordo sempre, per chi ci sta ascoltando e per chi ci ascolterà, che la parte relativa alla CER Messina, questi commenti verranno estrapolati dal nostro grande mago del computer e del montaggio, Salvatore Italiano, e li manderemo a Roberto De Angelis per Stapp Radio, che è il palinsesto della radio web Stapp Radio, che si trova a Roma. Manderà questo nostro intervento sul Messina. Quindi, come potete vedere, ciò che diciamo avrà una cassa di risonanza anche a Roma, e Stapp Radio a Roma è molto seguita, molto ascolto. Ricordo sempre che potete intervenire in diretta telefonica o tramite WhatsApp al 347 1877 413. Ora già mi sono arrivati dei messaggi su WhatsApp. Il primo è Daniele Cipriano: buonasera a tutti, forza magico Messina. Ciao Daniele, ieri ti ho cercato in curva ma purtroppo non ti ho visto, so come mai. Poi mi ha scritto anche Galo 23, che ci segue da Domodossola in Piemonte, un grande tifoso del Messina. Ciao Galo, scusa per il ritardo, e scusa anche per il ritardo a Alessio Galati, che era già, che ci voleva seguire e che non conosce Alessio Galati. È diventato famosissimo in quanto è l'immagine di copertina del video che abbiamo girato nella pancia della curva sud fra il primo e il secondo tempo. Quel ragazzone che si vede in primo piano è Alessio Galati, un amico di vecchia data di mio Facebook e di Niceto TV Web. Quindi
Santino, ci siamo lasciati che il Messina era in acque migliori. Lo ritrovi che ormai i playout sono scontati? Sì, sinceramente pensavo, speravo più che altro che in qualche risultato bastava qualche punto in più, due vittorie in più, una vittoria, un pareggio. Però devo essere sincero, quando all'inizio del campionato ho visto che il Messina, pur avendo una buona squadra, c'erano dei risultati clamorosi in casa, sconfitte, speravo che nel mercato di riparazione fino a febbraio si sarebbero fatti degli acquisti mirati a rinforzare la squadra. Questo non è avvenuto e da allora io, che ero la Bellinzona, che seguivo uguale il Messina con giornali, televisione e roba del genere, questo tipo di soluzione la temevo. Purtroppo si è verificato, devo essere sincero, anche sinceramente, il Messina quando ha meritato di perdere perdeva, magari tante volte meritava di vincere e non vinceva, e pareggiava o addirittura ha perso qualche partita che meritava di fare qualche punto in più. Adesso le nostre speranze, tutti ai play-out, speriamo che venga fuori la qualità dei giocatori del Messina, che sinceramente è ottima, anche perché la piazza Messina, come ho sempre detto, è una buona piazza. Fino a qualche anno fa eravamo pianta stabile in Serie A con risultati abbastanza per tanti sorprendenti, però per noi, cioè, Messina secondo me deve la retrocessione sarebbe una catastrofe per il popolo di Messina, per il Messina. Speriamo bene. E come il nostro Santino, anch'io sono molto fiducioso. Ho sperato in un miracolo che arrivassimo sest'ultimo con le ultime due giornate. Invece era la Paganese, ha pareggiato in casa e quel punticino ha permesso alla Paganese di salvarsi in maniera matematica, in quanto anche in caso di nostra vittoria in quel di Savoia sabato e contemporanea sconfitta della Paganese, a parità di punti la Paganese ha il vantaggio di scontri diretti, quindi ormai il sest'ultimo posto è irraggiungibile e ora bisogna pensare già all'ottica play-out. Ottica play-out che c'è un dilemma a malletico, un dilemma che sta dividendo in due la tifoseria giallorossa, ed è il seguente. Domenica ci sono i seguenti incontri di cartello. Come potete vedere, ormai la Salernitana è in Serie B, il Benevento è il secondo assoluto, si lotta per i play-off e per i play-out e anche per la retrocessione in Serie D. La Regina, che era spacciata dopo aver ricevuto 12 punti di penalità, era già matematicamente retrocessa. Con il ricorso alla Corte d'Appello sono stati restituiti 10 punti su 12. Ciò comporta una classifica thrilling, direi, in quanto la Regina ieri ha vinto il Catanzaro, si è rimessa di nuovo in gioco per una posizione nei play-out, quindi può evitare la retrocessione diretta. E qua ci sono tante combinazioni, diciamo. A cominciare, vi dico, si gioca sabato alle 15 e questi sono gli incontri. Il Messina va a giocare a Savoia. La Regina gioca con il già salvo Martina Franca. La Versa Normanna, che è la squadra che può insediare il quintultimo posto al Messina, gioca in casa ma con il Matera, un Matera lanciatissimo per i play off, perché ci sono tanti incontri a incastro. Tanto cominciare, c'è per esempio Salernitana-Casertana 68 punti, che spera ancora di superare il Matera o la Juve Stabia, quindi un campionato nell'ultima giornata si giocherà alla morte. E il dilemma delle tifoserie giallorosso è questo. Il Messina
meglio che perde a Savoia, e così il Savoia con i tre punti si salva, o il Messina va a Torre Annunziata contro il Savoia, si gioca la partita, cerca anche di vincerla, e in caso contemporanea vittoria della Regina, retrocede il Savoia e si salva la Regina. E qui entra in ballo i playout, in quanto se il Messina si classifica quintultimo va a giocare contro la quartultima, e in questo caso potrebbe essere la Regina, quindi si prevede un derby dei playout molto infuocato, in cui la posta in palio è altissima, perché come ha detto anche Santino, retrocedere dalla Lega Pro è un danno enorme. Non si torna in C2, si torna in Serie D, si ritorna a fare campi di terra battuta, si gioca in campi dove il signore può scudare a Brit, come si vuol dire. Quindi anche perché risalire poi non è facile, perché ne sale solo una, quindi tante squadre sono attrezzate per il salto di qualità, anche se c'è una bella squadra, una squadra abbastanza forte, non è detto che sali il primo anno o il secondo, quindi è meglio evitare questa rete. Sì, molto. Vediamo un messaggio di Daniele. Salutare tutti i tuoi ascoltatori della Niceto TV. Io sono convinto e ci credo che ancora. Ah, Daniele, scusa, questo è il messaggio che Daniele poi ha mandato. Ciao Giuseppe, spiegami perché dovrebbero dare 2 punti alla Regina. No, i 2 punti no, ne hanno dato 10 su 12. La Regina ancora ci spera con altri ricorsi di accumulare altri punti, perché questo è stato un campionato ampiamente falsato, punti tolti, poi ridati, poi tolti, troppe incongruenze, un campionato che si sta decidendo più con la carta bollata che sul campo, quindi è tutto da vedere. Vediamo cosa ci ha scritto Daniele Cipriano. Daniele dice: compare, io ero sopra e ho visto, però non sono potuto avvicinare. Mi ricordo che Daniele Cipriano fa 110 km andate, 110 al ritorno per vedere il Messina. Ce ne fossero come loro tifosi. Daniele dice pure: Daniele Cipriano, datemi la Regina, noi siamo il Messina, non ci spaventiamo di nessuno, li mandiamo noi in Serie D alle merde. I derby sono partite imprevedibili. E qua è il grande Giovanni Belviso. Ciao Giuseppe, un saluto a tutti. Una sola cosa volevo dire: voglio Reggio Calabria, dobbiamo ricambiare il favore, li dobbiamo affondare noi sul campo questi regini di merda. Giovanni Belviso. Giovanni, è un dilemma, per come dici tu, come dice anche Daniele Cipriano, mandare noi la regina in Serie D sul campo e un enorme piacere il 30 maggio riempire la curva sud con un enorme D sarebbe un godimento allo stato puro, lo devo ammettere pure io, però riflettendo a mente serena dico che un derby è imprevedibile, che il presidente della Regina ha molti agganci più di noi, e questa è una cosa che mi preoccupa non poco, come sta avvenendo su tutti questi punti che vengono ridati, alle prima tolti e poi ridati, quindi è un'arma a doppio taglio, li possiamo andare pure in Serie D, però dire ai calciatori di perdere apposta a Savoia non lo so. È emblematico il messaggio di Giovanni Paci: avete a nascere l'occhio da fuori nei playout. La squadra mi sembra in ripresa, il Messina fisicamente c'è ora, e questo mi lascia ben presagire per i playout chiunque prendiamo. Ripeto, sulla carta affrontare il Savoia al momento sembra più abbordabile, non peraltro per tutti i problemi societari che stanno avendo a livello di calciatori, si rischia il fallimento. Staremo a vedere. L'importante è che
il 23 maggio e di sabato e il 30 maggio di sabato non prendete impegni, bisogna seguire il Messina. Vi ricordo come sono i layout, funzionano così: la prima partita si gioca sul campo della peggior classificata, in questo caso il Messina quintultimo o quartultimo ha il vantaggio che avrà il ritorno in casa, quindi si gioca in trasferta la prima e il 30 maggio si gioca in casa, quindi non mancate e seguite il Messina, non prendete impegni per sabato 23, chi può va in trasferta. Certo, bisogna vedere se si giocherà con il Savoia, se sarà una trasferta libera, perché al momento si parla che neanche sabato possono andare i tifosi al seguito del Messina a seguire la squadra in quella di Torre Annunziata. Staremo a vedere. In caso di parità passa la squadra meglio classificata, e questo è un altro vantaggio. Pareggiamo lì, pareggiamo in casa, con 2-0-0 siamo salvi, questo è poco ma sicuro. Meno del quarto posto non possiamo arrivare con tutte le combinazioni. Incontrare l'Aversa è pressoché impossibile, quindi rimane l'Ischia, ma è molto difficile, quindi il ballottaggio sarà fra Savoia e Reggio. Però prima di tutto ora bisogna pensare alla partita che ci sarà sabato a Torre Annunziata. Vedremo come andrà a finire. Non lo so, nel mio cuore vorrei vincere sempre. Affrontare la regina del derby sarebbe veramente una cosa buona, ma a doppio taglio. Santino, chi preferisci nei playout fra Savoia e Regina? Perché ormai mi sembra... Io sinceramente vederei il derby con la Regina, anche per ordine pubblico, roba del genere, perché sarebbe una partita giocata alla morte e il rischio è abbastanza grosso. Sinceramente vederei la Regina, preferisco il Savoia, io personalmente. Lo stesso io, e lo stesso anche Daniele Gordema, che mi scrive: il problema della Regina è che la Lega favorirebbe la Regina e affosserebbe il Messina, e questo è vero. Non conviene scontrarci con la Regina, è troppo favorita, ci darebbero qualche rigore inesistente contro e siamo fritti, e poi sentire che ci hanno spinto loro, no, meglio perdere a Savoia. E questo è il pensiero di Daniele Gordema. Alessio Calate mi scrive: ciao Giuseppe, alla Regina ne danno altri due per poter andare ai playout, e se gli becchiamo gli diamo una bella caccagnata di mannami in Serie D a fare il derby con Roccella. Alessio, ti ripeto, è un'arma a doppio taglio. Noi ci ricordiamo molto, ma molto, i due derby persi al Granillo che ci hanno costato la Serie A, perché purtroppo il Messina, dopo il bel settimo posto, ha collezionato due retrocessioni dalla Serie A consecutive, pressoché un record, in quanto poi è stata ripescata il secondo anno e siamo retrocessi ugualmente. E ironia della sorte, le partite decisive le abbiamo perse proprio contro la Regina al Granillo. E ancora i reggitani si vantano con quella enorme Serie B che ha riempito tutta la curva quando hanno vinto il derby per 3-0. Ricambiare il favore e come canta Peppe Zagame e con una caccagnata di spingi in Serie D sarebbe bello. Però il cuore è diviso a metà fra la mente e... Comunque la cosa importante è che l'anno prossimo il Messina lo ritroviamo in Lega Pro. Questo è importante, chiunque sia la contendente, quella che ci contenderà la rimanenza in Serie D, in C. Pure io sono... L'importante è salvare la categoria. Da lì in poi mi auguro che da oggi fino al 30 di maggio non si sentiranno
parlare. Lo monaco lascia, lo monaco resta, lo monaco è buono, lo monaco non male, e lo stadio, il cazzo, i mazzi, i cose, lasciamo tutte cose da parte, pensiamo solo a tifare Forza Messina tutti quanti, anche le istituzioni prima di tutto, dirigenza, tifosi, e tifosi ci sono, fra poco vedremo un video emblematico. Sono parole di Giovanni Pace, detto al cuore, fra poco ve lo farò vedere. E quindi dobbiamo mantenere la categoria. I calciatori si stanno impegnando, lo staff tecnico pure. Ormai non c'è niente da dire. Nigro, finalmente, dopo l'infortunio del mese di dicembre, sta dimostrando il suo vero valore. E al secondo gol consecutivo ha fatto gol pesante a Benevento, gol pesante con la Salernitana che ha spianato la strada alla vittoria. Quindi Nigri è un altro di quei giocatori ritrovati. Speriamo che ritorni il miglior Ciciretti. Ieri ha già tutta la partita, ma ancora nel Ciciretti che abbiamo visto nelle prime apparizioni. Su Corona c'è soltanto da togliersi il cappello davanti a questo splendido quarantenne che il 17 maggio farà 41 anni, che con una splendida doppietta è stato sempre uno dei migliori in campo anche ieri. Ma ieri devo dire hanno giocato tutti bene, sarà stato perché era l'incontro, sì, anche Donnarumma, da molti criticati, per fortuna non ha fatto danni, ha fatto la sua onesta partita, quindi speriamo bene. Io sono fiducioso. La preparazione atletica l'hanno fatta proprio per uscire nel mese di maggio. Nel 23 e il 30 maggio vedrete dei furetti in campo, ne sono più che convinto. E Daniele Cipriano mi ha detto: abbiamo un discorso ancora aperto con loro, se lo devono ricordare per tutta la vita. Regino Chimolla si chiama Serie C De Capro e gli facciamo chiamare a tutte le altre squadre. Per noi è Serie C. Questo è Daniele Cipriano. Poi vediamo se abbiamo Gian De Belviso, ha postato la foto che mi ha mandato, grazie a te Gianni. E se mandiamo le immagini, dopo le immagini, Daniele Gordon, se ci stai seguendo, vedi che ti chiamo, mantieni il telefono caldo che fra poco ti chiamo. Ed ecco qui sono l'immagine che si è giocato ieri. Purtroppo la solita poca tifoseria, ma lo zoccolo duro c'era, nonostante che si pagasse 15 euro a biglietto, più di un euro di prevendita per una partita che ormai non è che aveva molto da dire, però purtroppo un esempio umano che ha deciso così. Peccato per gli assenti, perché oltre a vedere uno spettacolo in campo c'è stato uno spettacolo nella curva sud da brivido. E questo è il primo gol, assist al bacio di Corona e Nigro realizza. Nigro che con il gol a Benevento la settimana scorsa aveva regalato la promozione in Serie B alla Salernitana, questa volta castiga la Salernitana. E questo è l'1-0. Ma guardate Giorgio Corona che assist al bacio, bell'interno entrata centrale di Nigro che si realizza l'1-0. Qua c'è Ciciretti, bellissima occasione, dice il difensore e Corona fa 2, e sono 2. Giorgio Corona al posto giusto, al momento giusto e la solida freddezza. Il 17 maggio saranno 40, per chi non lo sa. Io mi auguro tanto di poter recuperare Ciciretti per quello che abbiamo visto nelle sue prime apparizioni. Qua già siamo al secondo tempo, ci prova la Salernitana, Berardi è attento, Berardi ormai dentro la portiere titolare. Qua ancora Nigro che cerca un gol alla Del Piero e quasi quasi ci riesce, grandissimo Nigro, ma il gol è nell'aria. Corona stop e tiro al volo del gol, ammirate che gol, che il colpi di classe di Re Giorgio Corona, e sono 3-0 al 52esimo. Ormai smettete partita in cassaforte, grande festa sugli spalti, ammirate
stop di sinistro e tira al volo destro al palo e rete, non può nulla il portiere. Un Messina che non si ferma, anzi Mancini capabilmente conquista palla e il portiere va per rigore e discussione. Una regola che è molto, dico, un pochino esagerata, rigore e discussione del portiere, ma fin quando c'è questa regola dovrà essere la FIFA a cambiare. Certo, Mancini era già in porta, la battuta va a Stefani e si realizza anche il portiere per entrata, aveva intuito l'angolo, non ha potuto nulla sul tiro angolato e sono 4-0, nemmeno un'ora di gioco. E qui su 4-0 logicamente il Messina tira i remi in barca e però lascia spazi a una Salernitana in 10 che con Cristea accorcia sul 4-1, però c'è stata la netta deviazione di Pepe che ha spiazzato Berardi e poi bel gol di Negro in slalom. Però devo dire che già sul 4-0 la partita era finita. La Salernitana logicamente, e come giusto che sia, ha avuto un'impennata di orgoglio da capolista, ma addirittura il Messina va vicino al quinto gol con prima un tiro di Damonte che alza troppo e poi con Corona batte e ribatte in aria, la palla arriva a Donnarumma, Gross, Sciretti non ci pensa molto a tirare, colpisce il palo pieno, quindi poteva anche finire più. Finisce la partita 4-2, una vittoria che dà morale agli uomini allenati da mister Di Costanzo. Per la Salernitana non cambia nulla, ormai sono in Serie B e come ha detto il nostro amico di Salerno la settimana scorsa, che i tifosi non partecipavano alla trasferta perché non sono tesserati, è stato così. La Salerno, nonostante tutto, la squadra neopromossa in Serie B, c'erano meno di 100 persone, saranno solo quelle con la famiglia, in quanto non erano gli ultra, non erano gruppi organizzati, era gente che si è fatta anche loro una vacanza in Sicilia e con la scusa di vedere la Salernitana. Vediamo Alessio. Alessio Regino Chimolla ce l'abbiamo anche noi nel nostro studio. Poi un altro amico mi scrive: Re Giorgio forever, andiamo a Savoia per perdere, questo è l'importante, perché la regina la dobbiamo far scendere noi. Quindi potete vedere, fra i tifosi c'è molto, si è dice a metà a metà. Secondo me anche perché i due scontri diretti sono stati vinti dal Messina in questo campionato, quindi forse la fiducia di tanti tifosi è quella che la regina ci soffre. Quindi penso. Però ieri sentivo dei commenti per la legge dei grandi numeri, dopo due vittorie consecutive il terzo non c'è. Si dice pure non c'è due senza tre, quindi. E il quarto viene da sé. Staremo a vedere. C'è meno di una settimana, si gioca in campo, di nuovo si ritorna in campo sabato, quindi staremo a vedere cosa decideranno. No, si dice, come si vuole dire, può essere che il Savoia giocherà meglio del Messina e vincerà la partita senza rubare niente, senza avere regali. Questo c'ha più stimoli, quindi di conseguenza giocherà col coltello fra i denti, perché si gioca i play out, quindi giocherà con più stimolo, con più motivazione. E infatti, quindi tutto può succedere. Allora, mandiamo i due video che abbiamo già ieri e poi chiamiamo a Daniele Cordima. Cominciamo con quale, il primo? Allora, fra il primo. Allora cominciamo dalla fine. Il primo video, questo è stato fatto al 93esimo. Mandiamo per ora quello là a vita nei ciocchi fuori e poi mandiamo. Ragazzi, ma lì è fare caduto, andiamo a mettere tutta la curva.
allenato noi, ci siamo stati sempre, umiliazioni ne abbiamo prese tante, anche voi, però adesso è out, ad annescere usando gli occhi, la vogliamo questa salvezza, la organizzato Gioventù Giallorossa e altri sempre presenti in casa e in trasferta. Quindi stavo dicendo, noi vi abbiamo seguito sempre, umiliazioni ne abbiamo prese parecchie, ma anche voi, rivolto Giotto, per ora ci dovete fare un favore, durante nei playout avete annesci l'occhio di fuori, perché noi vogliamo la salvezza. Grande Giovanni Pace, parole dette col cuore, e appena finito di parlare Giovanni c'è stata un'ovazione veramente nella curva sud, parole che caricano l'ambiente. Giovanni, Luca Peschiera, Gaetano, per questo sono, devo dire, sono dei grandi, sanno trascinare la curva come non pochi. Speriamo bene, speriamo che il messaggio venga recepito da tutti i calciatori. Corona di sicuro non vuol perdere, non vuole retrocedere, e se continua con questo stato di forma si farà un altro campionato, ve lo dico io, perché ancora, nonostante i quasi 41 anni, è sempre uno dei migliori in campo, lo dimostra, 12 gol in un campionato di Lega Pro difficile, in cui il Messina ha fatto il campionato che ha fatto, quindi non sono pochi 12 gol. Speriamo bene. Mentre ora mandiamo l'altro video, quello dei tifosi. Thank you.
Quindi, e siamo di nuovo in diretta. Sto cercando il numero del nostro amico Daniele e lo chiamiamo immediatamente, anche se l'abbiamo fatto aspettare un pochino. Sto per collegarmi con Daniele Corso, grande tifoso del Messina, nonché un grandissimo e simpaticissimo amico. Daniele. Pronto? Pronto Daniele? Ciao fratello, ciao! Ciao fratello Daniele! Ciao! Sto seguendo la trasmissione, tutto a posto. Io già te l'ho detto il mio messaggio, per me è quello, andare a giocare contro una regina che ci potrebbe creare il problema perché sono molto favoriti. Secondo me non conviene, perché un rigore fasullo inesistente ci farebbe perdere. Onestamente andare poi a sentire i regini vantarsi di averci fatto scendere a noi, quando invece poi è stata la Lega a farci scendere, no, io sono contrario. Poi certo, ognuno è libero di pensarla come vuole, tanti vorrebbero scontrarsi con la regina per fargli pagare, fargliela vedere, però loro si dimenticano, non giochiamo solo contro la regina, c'è anche la Lega che è contro di noi. E ha troppi agganci del Luzzo, ce n'ha troppi agganci, bravo, fa paura. Bravo, infatti tu hai detto bene. A livello organico penso che sia un pochino migliore la regina rispetto al Savoia. Sì, sì. Quindi è un'arma a doppio taglio. Perché sì, bravissimo. Stampare quella serie D enorme in curva sud sarebbe un godimento. Sarebbe la cosa bellissima, però... anche come giustamente dice Luca, che vorrebbe lui la regina per poi mandarli in serie D finalmente noi, come hanno fatto loro tanti anni fa, è vero. Però non dimentichiamoci che la regina, come tu, ha troppi agganci, ha un organico ultimamente che è molto migliorato. E onestamente andare in Serie D non è un problema per noi tifosi, che seguiremmo pure in Taciumaro Messina, però non è questo, è andare in Serie D per colpa di, cioè, aver vinto la Lega, e questa è la cosa che mi farebbe rabbia. Poi ovviamente punti restituiti, prima tolti poi restituiti, guarda, c'è qualcosa, dai, è una cosa assurda, o non glieli toglievano proprio, oppure tutto questo barbagianni che fanno, tolgono, mettono, cioè, ma che stiamo scherzando? No, è falsatissimo questo campionato, è falsatissimo, su questo punto. È molto falsato il campionato, bravo, è vero, è perfettamente. Come è andato ieri? Grande festa. È stato bellissimo, poi come hai fatto un video spettacolare, tu hai ripreso tutto, io mancavi in quel frattempo, lo so, io in quel frattempo mi stavo girando tutto lo stadio, che stavo salutando i vari amici del gruppo di WhatsApp, un pochettino per salutare un po' tutti, anche perché ci sentiamo tutti i giorni, però vederci non ci vediamo mai, impegni lavorativi e cose, solamente la gioia di vederci allo stadio, questo Messina che unisce tutte queste persone, che per me è bellissimo. E quindi proprio in quell'attimo io stavo facendo il giro per salutare tutti gli amici, poi sono entrato quando nella parte finale, ma è stato bellissimo lo stesso, perché ripeto, come hai detto tu stesso, questo ragazzo Luca Peschiera e ovviamente anche gli altri che partecipano sono veramente grandi e hanno creato questo gruppo di tutti i club di Messina, che è bellissimo. E io onestamente non ho visto in tante altre squadre dove tra club hanno discussione e cose. Il nostro gruppo qua a Messina, di tutti i vari club, è così compatto che è una gioia andare allo stadio, non tanto per la partita, ma per stare insieme ai nostri fratelli. Questa è la cosa bella di questo Messina. E lo spettacolo, nello spettacolo sono i tifosi. Bravissimo, perfetto, hai centrato in pieno quello che volevo dire. Una tifosa purtroppo ci è scappata pure ieri, non ho voluto insistere, la nostra amica Laura. Lo so, purtroppo. Tirate un'anguilla, ma prima o poi ce l'avremo. Prima o poi, sul bravo. Nostro schermo ce l'avremo. Dai, infatti, io pure lo penso. Ancora ci sono altre due partite, probabilmente la convinceremo a parlare, che lei
giustamente per ora è un po' seccato col fatto che Gianluca l'hanno messo da parte, giustamente. Però è rimasto grandissimo tifoso del Messina e ama la città di Messina, questo onore è merito a Laura. Questo è bellissimo, una salernitana che tifa Messina è bello non perché è salernitana, ma perché si è attaccata a questa squadra e a queste persone, a questi ragazzi, che è una cosa bellissima. Cioè il nostro Messina riesce a coinvolgere le persone da tutta Italia per tifare Messina. C'è un ragazzo, Gianni Roberto, che fa parte del mio gruppo Messinese Doc, che da Bruxelles segue ogni giorno tutto, tutte cose da Bruxelles, è bellissimo. Cioè, a parte tutti i messinesi sparsi in tutto il mondo che seguono specialmente te con la tua trasmissione, che rendi partecipe tutte queste persone. No, è la verità, Giuseppe, perché è vero, grazie a te loro riescono a seguire tutte queste cose, come Davide Garofalo che ti ha detto, dici ti sto seguendo, vedi, dalla sopra, è bellissimo, grazie. Grazie veramente. Galo, cioè lui giusto, Galo e Davide, giusto? Sì, è Davide, sì, e lui, pure lui segue tutte le cose del Messina, soprattutto grazie a te che hai questa televisione, e grazie a tanti gruppi che ci sono di Messina, ed è bello onestamente riunire tutti questi messinesi sparsi nel mondo e renderli partecipi della nostra gioia, Giuseppe, è bello questo, veramente. E questo è un grande merito di Facebook, pure delle nuove tecnologie, per certi versi sì, è stata una rovina Facebook, ma per far sentire vicino che lontani, internet, Facebook è stato veramente eccezionale. È vero. Poi tu fai hai anche tanto col messinese Doc, col gruppo WhatsApp, il gruppo su Facebook. Veramente. Io cerco di come ti ho detto l'altra volta, di fare partecipe tutta la città di questa nostra gioia, di questo nostro amore, anche perché non importa la categoria, ma è importante sentirsi tutti uniti e amare tutti quanti la squadra, perché alla fine appunto noi siamo sempre tutti insieme per la maglia, non per la categoria, non per la squadra, ma soprattutto per la maglia, ed è bello coinvolgere tutti in questa nostra passione. E tu ci stai riuscendo, oltretutto devo vedere, sto notando che c'è veramente un gruppo di amici che hai fatto su WhatsApp, che non è solo WhatsApp ma anche fuori di WhatsApp nella vita reale. Devo farti i complimenti, Giovanni Sorriso, Ciccio Cancellieri, Franco Aragona, che mi ha presentato ieri. Infatti, bravo, Laura, Gemma, Rosalia, tutti. Ora non mi ricordo tutti. Sì, però... infatti Claudia, ora si è messo pure Saro, Giuseppe Pocchino si è scritto pure. Insomma, va, ci siamo abbastanza. Stiamo diventando un gruppo sempre più grande, sempre più unito, ed è bello, onestamente. Ieri sera siamo usciti tutti insieme, è stato bellissimo. Tanti ragazzi di diversi club, tutti uniti, è bello, onestamente è bello. Daniel, ci sentiamo. Giuseppe. Lunedì prossimo e commenteremo chi sarà l'avversario dei playout. Savoia. Perfetto. Origin. Saremo a vedere. Sarò presente. Salvarci e basta. Un saluto per Daniele Gordman e tutti gli amici del gruppo Messinesi Doc, sia di Facebook che sia di WhatsApp. Se volete far parte di un gruppo divertente, che se anche vi arrivano in 2 ore 400 messaggi. No, è piacevole leggerli. Io non li leggo subito, ma piano piano li leggo, magari se non partecipo sempre, però è piacevole. Se volete entrare in questo gruppo, contattate privatamente Daniele Gordi, mandate il numero di telefono e lui vi inserisce nel gruppo Messinesi Doc su WhatsApp. Grazie Daniele, forza Messina sempre. Grazie a voi, sempre. Grazie a voi e a tutti quanti. Ciao, e devi dire a Laura che l'aspettiamo nella nostra trasmissione o qualche intervista, perché poco fa che dice Giuseppe, diglielo. Ciao Daniele, grazie, gentilissimo. Saluto pure Alessio Galati, ciao. Daniele Cordima, un pozzo di gioia e simpatia, veramente
ho avuto la fortuna di conoscerlo tramite Facebook, poi l'ho visto allo stadio qualche volta, ora con questo gruppo l'amicizia sta rinsaldando sempre di più. Ci arrivano dei messaggi su YouTube ed è il tifoso della Salernitana che è Salerno 1861. Ah, Salerno 86, scusa amico di Salerno, quindi dice prima scritto grazie Nigro. E i giocatori della Salernitana hanno dedicato anche un coro a Nigro che ha segnato il gol del pareggio a Benevento e che quindi ha permesso alla Salernitana di salire in Serie B con 3 giornate di anticipo. Poi Salerno 86 scrive comunque complimenti al Messina, a mio parere al di là della partita di sabato scorso contro di noi, una squadra con grosse qualità. Forse è stata un'annata storta, ma vede ottimi giocatori. E poi scrive in altro sempre Salerno 86, Salernitana Casertana, siete tutti in bilancio, saremo almeno 25.000. E l'hanno detto anche i giocatori a fine gara che ci sarà una festa come l'ultima partita della Salernitana in questo campionato. E quindi ci sarà sicuramente il pienone e i giocatori riceveranno il giusto abbraccio da parte dei propri tifosi, quindi la rega sarà riempita in ogni ordine di posto, sarà una festa grandissima in quella di Salerno. Spero sempre il prossimo anno di farla noi una bella festa e di raggiungere la Salernitana in Serie B. Devo dire che Salerno ho avuto il piacere di, cioè noi siciliani quando partiamo dal nord ci facciamo la spacchina, invece l'ultima volta mi sono fermato a Salerno, ho dormito là, è una città stupenda, accogliente, con delle persone educatissime che sanno fare del turismo, e invito le persone di fermarsi, di ammirare questo tipo di questa città che è accogliente e molto turistica. Bene, Salerno, c'è la Costa Amalfitana magari accanto, quindi. Però fra le tifoserie c'è una cerima rivalità, non dovuta tanto con la Salernitana, ma in quanto la Salernitana è gemellata con la Regina e quindi è un odio contrapposto. Va bene, ma fino a quando ci si limita solo sfotto va tutto bene. Giuseppe, parlando, non vorrei essere ripetitivo, questo l'ho già detto una volta, parlando della tifoseria del Messina, io abitavo a Varese e tutte le domeniche quando il Messina giocava in Serie B mi spostavo a seguirla a Cremona, Como, Reggio Emilia, a San Benedetto del Tronto. E ti posso assicurare che ci incontravamo, c'erano tutte persone tifosi del Messina, centinaia e centinaia di persone, ci incontravamo allo stadio tutte le domeniche, gente che veniva da Genova, da Bologna, da Firenze, da Milano, da Cremona, Como, e ti posso assicurare che il Messina ha un seguito di tifosi in tutta Italia, in tutto il nord pure, tantissimi che seguono tantissimo, e quindi per questo ti dico, non ti dico che è a livello delle squadre migliori di Serie A, ma è un buon livello come tifoseria in Italia. Bisogna ritornare almeno in Serie B. Già la Serie B, devo dire, sarebbe già un traguardo abbastanza importante. Pensare che nella prossima Serie A c'è il Carpi, che è una frazione. Sono dei fenomeni che ti fanno pensare veramente una. Questo ti fa pensare che i campioni, sì, va bene, vanno bene, però una squadra che è amalgamata bene, che gioca da tanto tempo assieme e che il gruppo è importante. E infatti il prossimo a stare in Serie A è anche a sorpresa il Frosinone, quindi devo dire piccole realtà che si affacciano in Serie A. Speriamo noi che sia una grossa realtà, come ha detto Santino, oltre il bacino d'utenza che ha Messina, città e provincia, c'è tutto il bacino d'utenza di tutti i messinesi sparsi per tutta Italia, che quest'anno sono molto penalizzati, quelle del nord sono state molto penalizzate in quanto la trasferta più lunga è stata a Roma contro l'Upa Roma, quindi magari tanti non sono potuti
andare. Va bene, possiamo quasi concludere con il Messina. Vi ricordo che si giocherà il sabato e ci sarà Savoia, Messina, Regina, Martina Franca, Aversa, Normanna, Matera. Queste tre partite decideranno la griglia dei playout e la retrocessione in Serie D. Come andrà a finire nemmeno un mago lo può sapere, si saprà sabato sera. Dopodiché il campionato osserverà una domenica di riposo, si ricomincerà il 23 con l'andata dei playout, e già vi dico che comunque vada a fine la partita di Savoia, il Messina giocherà la prima in trasferta, e il giorno 30 ci sarà il ritorno al San Filippo. Non prendete impegni né il 23 né il 30, sono di sabato, non ci saranno prezzi esosi dei biglietti, in quanto gli incontri di playout verranno organizzati dalla Lega. Anche l'incasso verrà diviso in parti uguali fra squadra ospite, squadra locale e Lega, quindi non penso ci saranno dei prezzi eccessivi come 15 euro alla Salernitana. Quindi tutti allo stadio, sempre, ovunque e comunque, forza Messina. E ne approfitto per concludere di salutare gli amici della Stapp Radio che ci seguiranno in registrata. Salutiamo e ringraziamo per l'opportunità che ci dà il vice direttore Roberto De Angelis, il direttore Stefano Tini e il capo redattore Salvatore Isgro. Un saluto affettuoso agli amici di Stapp Radio di Roma. Per il momento con il Messina abbiamo concluso, ci rivedremo lunedì a parlare sempre del Messina. Però chiudiamo l'argomento Messina e passiamo a quello della Serie A. Serie A dove i giochi per lo scudetto erano ampiamente chiusi da parecchie settimane, mancava solo la matematica che è arrivata sabato con la vittoria della Juventus per 1-0 sul campo della Sampdoria, gol di Vidal. Uno scudetto che è stato festeggiato in maniera sobria sia dalla dirigenza, dai calciatori che dai tifosi, in quanto già domani c'è il big match di Champions League fra Juventus e Real Madrid a Torino, l'andata della semifinale di Coppa Campione, e quindi tutti i calciatori non hanno festeggiato per concentrarsi su questo obiettivo che all'inizio di campionato era quasi inesperato, che invece ora è diventato realtà. Saremo a vedere. Un pronostico, Santino? Pronostico noi non lo possiamo fare, Giuseppe, perché noi siamo direttamente interessati, quindi mi auguro una vittoria convincente, una vittoria che ci permetta di affrontare il ritorno, che sarà una battaglia in quel di Madrid. Quindi mi auguro di vedere domani il miglior Tevez, perché è uno di quelli che ti può fare la differenza. Ha dimostrato che quando è in forma è immarcabile, è uno che si impegna, uno che dà l'anima. E ultimamente devo dire che ho visto bene, molto bene Vidal, che quest'anno è stato molto appannato, è cresciuto moltissimo, perché Vidal è un grossissimo giocatore, ha avuto dei problemi fisici, poi dopo l'hanno fatto giocare al mondiale, quindi la ripresa è stata lenta, però ultimamente l'ho visto giocare bene. Marchisio ha giocato tutto il campionato bene. Speriamo di recuperare il francesino, perché il centrocampo della Juventus secondo me è uno dei più forti al mondo. Quindi se tutti daranno il massimo, se tutti sono il massimo della forma, ce la giochiamo con Real Madrid. E colgo l'occasione per salutare mio figlio, che mi aveva promesso un biglietto qualsiasi cifra a Torino, perché dobbiamo andare a vedere lo stadio, che mi hanno detto che è bellissimo. Dico a mio figlio che gli farò risparmiare solo qualche centinaio di euro, però la prossima dobbiamo andare, perché questa partita sarebbe, secondo me, i biglietti saranno alle stelle.
però Salvatore, mi faccio la tessera del tifoso perché ci vuole quella, e poi andiamo a Torino a vederci, a vedere più che altro lo stadio, che è bellissimo. Staremo a vedere. Vi ricordo che domani ci sarà Zona Europa con Giovanni Gallo, e seguirà in diretta la partita fra Juventus e Real Madrid. L'altra semifinale si gioca mercoledì fra Bayern Monaco e Barcellona. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, ormai si lotta per il secondo posto. Secondo posto che le romane se lo dividono una settimana ciascuno. Questa settimana Lazio pareggia in casa dell'Atalanta per 1-1, vince invece la Roma in casa del Genoa per 2-0, e ciò permette il sorpasso della Roma. Però c'è il derby in arrivo, pure sarà tutto decifrare il secondo posto. Il Napoli, con le sue fasi altalenanti, perde con l'Empoli 4-2, vince ora in casa col Milan per 3-0, e Napoli che cerca sempre con i denti di aggrapparsi al terzo posto utile per agguantare un posto in Champions League. Napoli che ha due possibilità per entrare in Champions League, oltre quello del campionato, vincendo l'Europa League si va direttamente in Champions League. Quindi sia la Fiorentina e sia il Napoli sono in semifinale, hanno questo obiettivo per andare in Euro in Champions League vincendo l'Europa League. Per quanto riguarda la zona retrocessione, il Cagliari ha vinto questa sera contro il Parma. Parma già retrocesso, ma ormai mi sa tanto che i giochi per la retrocessione sono fatti. Parma, Cesena e Cagliari, ormai la sorte sembra segnata. Chi continua a deludere sono le milanesi. L'Inter a malapena lunedì scorso ha vinto per 2-1 contro, anzi giovedì, nel possibile giovedì, contro l'Udinese. Udinese 9 ha vinto per 2-1, ora pareggia in casa per 0-0 contro il Chievo, mentre il Milan confeziona l'ennesima sconfitta per 3-0 in quel di Napoli. Le milanesi ancora ci sperano per un posto in Europa League, vedremo come andrà a finire. Dipende dalla Fiorentina e dal Napoli, che possono liberare un posto in più. Penso che per il Milan non ci sia più niente da fare, e credo che l'Inter si sia giocato una grossa chance pareggiando domenica in casa col Chievo. Cioè, queste partite, se vuoi sperare, le devi vincere, specialmente in questo momento topico del campionato. Queste partite non puoi pareggiarle, quindi una squadra che mira ad andare in Europa doveva vincere. Ha pareggiato e secondo me si è giocato grandissime possibilità di andare. Fra l'altro, per noi italiani, l'Inter è una squadra che molto probabilmente l'anno prossimo si comprerà dei giocatori buoni, potrebbe fare bene a livello internazionale. Questo Mister B per il Milan? No, queste sono cose, io non lo conosco, non ho capito, però non so nemmeno, cioè, questi personaggi che arrivano in Italia, non è che penso che vengano in Italia a fare un piacere ai tifosi del Milan, penso che vogliono investire dei soldi, vogliono guadagnare dei soldi, quindi sicuramente sia Milan che Inter hanno questo tipo di situazione. Io sono molto scettico in queste. Devo dire una cosa, io sono juventino, chiaramente sono direttamente interessato, però l'unica squadra che veramente, come dirigenza, come tutto, da sempre mi ricordo la famiglia Agnelli, cioè, poi il Milan, Moratti ha venduto, Berlusconi è subentrato, io l'unica squadra che ricordo che ha sempre la stessa proprietà è stato la Juventus, nel bene e nelle cattive sorti. Quindi dico onore alla Juve per questo, anche se ci hanno mandato in Serie B in un modo scorretto, in un modo, e poi i fatti danno ragione a chi, anche a Moggi, penso. Prima di tutto a Moggi.
ma di questo dovremmo fare una puntata intera su Farsopoli, no Calciopoli. Va bene, mentre passiamo alla Lega Nazionale Dilettante, il giorno che interessa le squadre del Messinese, come sapete l'Agragas è già stato promosso, il Duetore ha pareggiato in caso rende per 0-0, ma un Duetore che è già salvo con due giornate di anticipo. L'Olandina con lezione ennesima sconfitta con goleata, però hanno onorato il campionato. Altre squadre avrebbero gettato la spugna, invece l'Olandina ha onorato il campionato fino alla fine, subendo delle goleate settimana dopo settimana, però ha onorato il campionato. La Tegre Brolo vince per dono contro la Battipagliese e allontana il penultimo posto, quindi i playout li dovrà fare, però c'era anche il rischio concreto della retrocessione diretta, saremo a vedere. In modo mondiale Valentino Rossi in Spagna si è dovuto inchinare allo strapotere dei due spagnoli Lorenzo e Marquez, è classificato al terzo posto, che però vale sempre per mantenere la testa del campionato a 15 punti di vantaggio su Dovizioso, una Ducati che ha sbagliato molto ieri in quel Jerez della frontiera. Con lo sport mi sa che possiamo chiudere, aggiungere qualcosina Santino? Allora, visto che hai parlato di Valentino Rossi, voglio sprecare due parole per, anche se le mie riconsiderazioni valgono quello che valgono, non siamo esperti di moto. Secondo me, se c'era bisogno di una conferma, Valentino Rossi, non questo Gran Premio ma l'altro, ha confermato di essere uno, se non assolutamente il più grande di tutti i tempi. Cioè ha fatto una gara che mi ha emozionato, cioè veramente ha recuperato giro dopo giro dopo, poi è un animale da corsa, da battaglia, quando si è nella battaglia è, credo che è insuperabile. Le persone che gli stanno vicino sentono la pressione di avere accanto un fuoriclasse assoluto della moto, quindi onore a Valentino Rossi che sta confermando all'età sua, come d'altronde stanno confermando Di Natale, Toni, tutte queste persone, questi giocatori, che essere seri nello sport ad alto livello è importante. Va bene, prima di chiamare il nostro ospite leggo qualche messaggino su Fratelli Doc, Messinese Doc e Daniele Gordi. Daniele ha salutato tutti, logicamente qualcuno può sfuggire, però sia a Giovanni Belviso, Francesco Cancellieri, Laura, Alessio, li abbiamo salutati. Se non li ha salutati lui, li ho salutati io. Davide Calorfaro, Sebbi, un pochino abbiamo salutato tutto. Logicamente il bello della diretta è anche questo, che qualcosina può sfuggire, e sia a nome mio sia a nome di Daniele me ne scuso se qualcosa ci è sfuggito, però io qua mi sto, cioè, come quando abbasso lo sguardo è perché guardo nel telefono, arrivano i messaggi e nel Messinese Doc arrivano a ciclo continuo. Grazie Alessio per il grande Giuseppe. Bene, chiamo il nostro ospite che arriva direttamente dall'Australia e si chiama Rosario Coiro. Corio, anzi. Un'altra sedia, Marco. No, Santino, rimani. Il tempo di organizzare il tutto con i nostri ospiti. Rosario Corio, giusto? Sì. Oggi non sei di verde, aspetta, però il tempo che Marco Micali, il Salvatore Italiano, sistemano la telecamera per farci entrare tutti in video e siamo qua. La moltiplicazione non dei pesci e dei panni, ma delle persone. Prima ero solo, poi c'è Santini, ora abbiamo anche Rosario. Buongiorno a tutti, va bene. Prima, buonasera qua, voglio salutare tutti i Samporoti a Melbourne, specialmente un grande abbraccio e bacione a mio padre Giacomo, mia sorella Cammellina e mia nonna Camilla. Bravo Rosario. Rosario, come vedete oggi lo vedete a schermo intero. Sì,
perché 15 giorni fa quando è venuto aveva una magliettina verde, quindi con lo sfondo verde, perché qua è tutto virtuale. Il nostro mago del computer Salvatore Italiano e Marco Micale ci fanno strabiliare con effetti. Rosario, come sta andando questa permanenza a San Pierniceto? Bellissima, come ogni volta che vengo a questo bellissimo paese. Non posso dire niente di male, è sempre una bella esperienza veramente. E adesso ha cominciato anche il caldo, possiamo andare a mare fra poco. Mentre qua inizia il caldo, in Australia inizia il freddo, giusto? Sì, vero. Però che temperatura c'è? Va bene, l'altro giorno penso ha fatto 20 gradi, 19-20 gradi, così ha detto mia sorella. Già comincia a far freddo. E ora che hai nominato Carmelina Corio, non possiamo fare altro che ringraziarla per questo regalino che ci ha fatto a tutti gli amici di Niceto, no a tutti, allo staff di Niceto TV Web. Vediamo se abbiamo l'altra telecamera, Marco. Un attimino che sistemiamo meglio anche l'altra telecamera, faccio vedere cosa Carmelina dall'Australia ci ha fatto, una cosa che ci ha lasciato senza parole, tanto per cambiare. Non è la prima volta che Carmelina ci lascia senza parole. Infatti, sempre penso il bellissimo lavoro di Niceto TV. E guardate che ha fatto. Un portachiavi con lo schermo, con lo... Un portachiavi con lo stemma di Niceto TV, con il nostro logo, fatto apposta, e anche con dedica. Vuoi vedere questo? L'ha dedicato a me personale, però l'ha dedicato sia a me, sia a Salvatore, a Marco, a Rosario, a Giovanni, e a ognuno ha messo il nostro nome, e con il nostro marchio di fabbrica, Niceto TV Web, sempre prima, in anteprima e in ogni dove. Manca, è mai puntuale. Però veniva troppo lungo, però devo dire grazie Carmelina, da parte mia e tutto lo staff di Niceto TV Web, un grazie con tutto il cuore. Guardate che bellissimo portachiavi che ci ha fatto, portachiavi con il nome ognuno, quindi non portachiavi anonimi. Ma come ha avuto questa idea? Non lo so, Carmelina è piena di idee e voleva fare una cosa un po' diversa, che stava bene per tutto lo staff qua, e anche stavolta ha fatto centro, centro sopra centro, 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 ha colpito l'obiettivo in maniera giusta. Infatti buona idea, brava Carmelina. Quando viene lei? Ma vediamo, speriamo quest'anno, sicuramente fa una scappata. Lei la demo, faremo una puntata solo per Carmelina perché la merita. Sta bene, sicuramente è molto contenta. Poi, altre novità? Niente al momento, tutto al solito, non lo so. Ancora stai un po'? Sì, ancora un po'. Quindi lunedì prossimo teniamo di nuovo ospite. Lunedì! Sempre lunedì. Perché? Per noi è martedì mattina. Come Rosario ancora un pochino col fuso orario ragiona con l'orario australiano, lui ci segue, noi il lunedì, per in Australia è martedì. Sì, lo guardo sempre martedì sera. Quindi quando ci vediamo lunedì, lui pensa che invece martedì, e ci sbagliamo, vero? Infatti, succede sempre. No, va bene sempre. Però lunedì prossimo. Lunedì, va bene. E a portare a Marco. Ok, non mancherò. Porti. Sì, domenica e lui arriva lunedì. Marco ci deve portare. Ok, vediamo che facciamo. Se no lo leghiamo in una corda e lo trasciniamo. Va bene, sì. Marco Nastasi, figliozzo, non puoi mancare. Sì, infatti, deve essere qua Marco. Ti mangiamo, Rosario? Sì. Ti mangiamo? Sì, tutto a posto. Quindi che si vergogna, Marcuzzo? Niente. Ah, yeah, yeah. Sì, come no. Ah, sì, sono andato a scuola due settimane fa, sono entrato in tutte le classi, ho parlato con gli studenti,
ho detto un po' di la storia di Melbourne, l'Australia, diverse storie, ho letto una piccola storia in inglese, eccetera. È stata una bella esperienza. Una bella esperienza per entrare in diverse classi a scuola qua a San Pieniceto. E i bambini sono rimasti contenti? Sì, sì, ogni volta che mi vedono adesso mi salutano. Ciao professore Corio, o Mr. Corio. Oh yes! Complimenti. Grazie. Leggo altri messaggi. Daniele Gordo, una grande Giuseppe Ruggeri. Gianni Belli per viso, mi piace il CDTV, è bellina come trasmissione. Grazie, Giovanni. Daniele, è meglio di Antenna Giallorossa, mille volte meglio, la migliore trasmissione, dice Alessio Calati. Ma amici, non ho parole per ringraziarvi, fa piacere che ci seguite e grazie. Mentre Daniele Cipriano, che ci segue pure, di bello dal vero il portachiave, complimenti a Carmelina. Grazie. Potremmo lanciare un merchandising, come si dice? Sì, merchandise. Con i portachiavi di Niceto TV. Fra poco bicchieri, occhiali, capelli, t-shirt. Niceto TV Web. Penne, tutto. Una maglietta già l'idea. Niceto TV Web, sempre prima in anteprima, in ogni dove e dietro, è mai puntuale. E infatti Camelina ha pensato, forse la maglietta, dopo ha pensato, va bene, forse così. Portachiavi rimane per sempre. Sì, sì, questo è vero. La maglietta si strappa, si diventa larga, stretta, si ingrassa, si dimagrisce, portachiave rimane. No, questo è vero. Grazie ancora, Carmelina. Sono le 23:36. Possiamo anche iniziare a chiudere la trasmissione andando con i saluti. Santino, vuoi salutare qualcuno? Sì, no, io saluto tutti. Tutti quelli che ci seguono, tutti quelli che ci conoscono, faccio gli auguri di buone vacanze, perché adesso bisogna pensare alle vacanze, che sia un'estate meravigliosa e che anche a livello economico si mettono a posto tante cose. Questo lo auguro a tutti. Un saluto particolare agli sfortunati terremotati del Nepal, che veramente un augurio che si riprendano presto e che tutto si rimetta a posto veramente. Saluti a tutti e un cordiale saluto. Grande lo sai. Bene, io ho salutato già tutti e faccio di nuovo un grande saluto a tutti e buona serata e buongiorno a quelli a Melbourne, perché a Melbourne sono le ore? Sono quasi le 7:30 di mattina. Quindi di martedì. Martedì. Noi ora andiamo. Noi siamo nel futuro. E noi andiamo a dormire. Sì. Mentre in Australia già lavorano, ho capito. E va bene, capito. Bene. Vi ricordo sempre che se volete fare delle donazioni alle CTV Web affinché possiamo ancora di più migliorare e crescere nella nostra piccola grande realtà, sulla nostra pagina di YouTube c'è come donare tramite PayPal. Potete fare anche delle ricariche delle telefoniche, perché noi andiamo in diretta tramite connessione internet, tramite chiavette, quindi dobbiamo effettuare le ricariche. Qualcuno vuole fare qualche ricarica, sempre sul canale YouTube c'è TV, come sono i numeri di telefono. Grazie a tutti coloro che finora hanno donato e che continueranno a donare. In maniera particolare dobbiamo ringraziare sempre la famiglia Corio e Carmelina in particolare. Veramente, se ci vedete in HD è merito loro. E ho detto tutto. Quindi mi associo anch'io ai saluti per Carmelina Corio. Ancora una volta grazie per il bel portachiave Niceto TV. Grazie veramente di cuore. E saluto papà Giacomino. Ora diciamo che abbiamo avuto l'ultima volta, è venuto papà Giacomino, una, non dico disavventura, ma quasi, quando siamo andati a Striscia la Notizia, io e suo papà, te lo ricordi? Ormai raccontiamo, così ricordiamo, anche se ci segue Don Giacomino se la ricorda.
una domenica del 2009 c'era stato l'alluvione a Giampilieri e Scaletta Zanclia, che ha fatto moltissimi morti e feriti. Io eravamo invitati a un battesimo, se non sbaglio, e ho dato un passaggio al papà di Rosario. Mi ferma una signorina con telecamera, con un cameraman al seguito, e mi fa delle domande su frane, alluvioni, e io ho risposto così, niente, sapendo che poi questo video è stato montato ad hoc, estrapolando ciò che io avevo detto per inserirlo in un altro discorso, per colpire un politico locale. Mi sono ritrovato su Striscia Notizie io con lo signor Giacomino accanto, che è stata veramente una sorpresa, perché non è che mi ha detto la signorina sono di Striscia Notizie, non è che poi è venuta Stefania Petix col bassotto, ha mandato un'altra, e poi la Stefania ha montato il servizio a uso e costume su, in base a quello. Però è stata sempre che una bellezza, no, certo, su Canale 5 siamo comparsi, sì, sì, su Canale 5, io e Don Giacomino è sempre stato storia, certo, è rimasto un bel ricordo, e quindi abbiamo un bel ricordo di Don Giacomino. Poi salutiamo a Marco Anastasio Figliozzo con Matteo e Teresa, del lunedì prossimo ti vogliamo. Salerno 86 ci scrive: fin quando si tratta di sfottò Guaiù, ma qua non si arriva a fine mese, ormai i tempi sono cambiati, una volta era diverso, odio sportivo sì, ma ormai non si deve andare oltre, e penso odio e rispetto, dice. E lo penso pure io. È grandissimo questo signore, grazie, forse per questo noi diciamo, noi non siamo napoletani, rivolto a Santino Micale, perché hai parlato bene di Salerno. L'ho fatto veramente con sincerità, non pensavo che i salernitani erano dei cittadini ospitali, accoglienti, educati. Mi sono trovato benissimo, l'ho detto non per fare, l'ho detto sinceramente, veramente Salerno l'ho trovato una città meravigliosa, veramente, e ci tornerò quando scendo con la macchina, mi fermerò a Salerno almeno una notte. Salerno 86, grazie per i tuoi commenti, che ci hai seguito per la seconda settimana consecutiva, e spero che ci seguirai sempre. Complimenti alla Salernitana e ai tifosi per questa promozione in Serie B. Poi Daniele Cipriano mi scrive: un saluto a tutto lo staff di Niceto TV, un saluto ai due ospiti, a Rosario e Santino, anche se non li conosco, un saluto a tutti i club di Messina, soprattutto alla gioventù giallorossa, un saluto a Paola e Mary. E io voglio salutare la nostra prima fans, che è Enci, venuto, quando vuoi venire ospite di TV Web sempre a disposizione, magari per chiudere in bellezza questa stagione Non Solo Sport con te ospite, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Ti ricordo sempre se è stata la nostra settima fans, quindi va bene. Ora rispondiamo anche a Giovanni. Quindi Giovanni Gallo, rivolto a Rosario, dice: carissimo prof, impegni lavorativi mi hanno impedito di essere lì, ci vediamo presto. Il portachiavi l'ha fatto anche per Giovanni Gallo Carmelina, ha pensato per tutti, vero, per tutti. Va bene, quindi salutiamo Angie e saluto anch'io tutti la gioventù giallorossa, tutti i competenti della gioventù giallorossa, da partire dal presidente Nino Martorana, a Rosario Rotondo, a Luca Peschiera, a Giovanni Pace, a Gaetano Saia, a Nino Falcino, Rosario Stimoli e tutta la gioventù giallorossa. Ringrazio tutti coloro che hanno commentato e condiviso i nostri video fatti ieri allo stadio San Filippo, e poi
Un grazie particolare va a Daniele Cordima per la sua disponibilità, per aver partecipato alla mia trasmissione per la seconda settimana consecutiva, e saluto che estendo a tutti i componenti del gruppo Messinesi Doc, a Sebastiano, a Davide Garofalo che ci seguito da Domodossola, e poi Alessio Calati, Giovanni Belviso, Ciccio Sky, che è Francesco Cancellieri, Laura Grassadonia, Laura ti aspettiamo, Gemma Formiga, Rosalia, Nicolò, Orazio Merlino, Santino Ranieri, Claudio, Claudia, Totò, Gabriele Sottosanti, Andrea Anastasi, Saro De Santi, Giovanni Grenk, Salvatore Marchetta, Antonio De Vardo, che è anche colui che cura la pagina di Cuore Giallo Rosso, Salvo Andaloro, Gemma Formiga, Francesco Merullo, Franco Aragona, Alessio Canale, Dandan, quelli che mi ricordo e che seguo spesso. Ringrazio il re dei computer, imperatore dei frame, Marco Micale. Vuoi salutare qualcuno? Quindi Marco Micale saluta a tutti come al solito. Prima saluto Salvatore Italiano e anche San Marco ringrazio, saluta Carmelina per il bel regalo. Salvatore Italiano. Anche Salvatore ringrazia Carmelina Corio. Ora ce la fa. Allora chiuderemo. E ora ce l'ho. Allora. A te la parola, Santino. No, ma non era una barzelletta, è che ai nostri tempi, specialmente le scuole medie, non venivamo dalle scuole elementari dove non si parlava tanto l'italiano, si parlava italiano correggiuto. Quindi uno dei temi più, cioè adesso se lo ricordano un po' tutti, non dico il nome di chi l'ha scritto perché il professore poi ce l'ha letto a voce alta, era cosa fai quando esci dalla scuola? Cioè esci dalla scuola libero, ci sono tante cose da dire. Allora un mio compagno di scuola ha fatto questo tema che io ricordo benissimo, perché allora oggi quando sono uscito dalla scuola Malanoa mi aveva il gatto che si è fottuto tutto il pescistocco che mia madre aveva lasciato nel cascione aperto, ma io l'ho sicutato per le venelle venelle, ma quel disgraziato del gatto mi ha perduto. Quando ho perso tutte le speranze di acciuffarlo me ne sono andato in campagna e mi sono mangiato una panzata di nespoli e una panzata di gelasi e una panzata e mezzo di nespoli e di gelasi. Mitico Santino Male, questa è realtà, non è barzelletta, è realtà. Il professore ce l'ha letto perché dice che sto, è rimasta alla storia. Alla storia, veramente. Altro barzelletta. Ringrazio Santino Male che l'abbiamo avuto come ospite prezioso, come al solito. Ci rivedremo lunedì. Io devo partire, non dico purtroppo, perché mi devo sbrigare delle cose in Svizzera il giorno 20, cioè la partenza. Quindi spero di sì, spero di cioè ancora e penso di commentare assieme a te, cioè una grande vittoria della Juve. Speriamo. Rosario, ci vediamo lunedì, grazie ancora una volta per il portachiave e per la tua presenza, grazie Rosario. E prima di chiudere, come al solito, e a nome dello staff di Cielo TV Web, ci vogliamo associare al dolore della famiglia Micale Marzo per la scomparsa della signora Pina, a soli 58 anni, un brutto male l'ha portata via. Era una maestra, era molto conosciuta in paese e purtroppo se la vi. Condoglianze alla famiglia Micale Marzo da parte mia e tutto lo staff di Niceto TV Web. Appuntamento a lunedì prossimo su Niceto TV Web. Baci, bacini, bacioni e bacetto, ovunque voi siate. Buonanotte, sogni d'oro. Pup, ciao. Ciao, Adina.